ferie in città ma immersi nella natura. Le terme della Salvarola sono dietro l'angolo e ti aspettano per la salute, il benessere e la remise in form. Nel grande parco fra vigneti e oleandri, piscine termali a varie temperature, percorso vascolare, 4 palestre, sauna e bagno di vapore, solarium nel giardino della nuova piscina termale all'aperto e centro di estetica termale sensoriale. Trova il percorso mirato su misura per te o goditi semplicemente una giornata nelle piscine termali. Buonasera e ben ritrovati. Si cercano notizie di Filippo Cornia, giovane residente a Pozza di Maranello e scomparso domenica a Spezzano. Il ragazzo ha capelli corti e scuri, occhi azzurri ed è alto circa 1,75. In caso di avvistamento o per fornire dati utili, contattare le forze dell'ordine. Lamentele dei sassolesi e non solo, che quotidianamente si recano a Salvarola per le cure termali. Il tema è rappresentato dalle condizioni del tratto di strada che collega via Montanara con hotel e stabilimento termale, pieno di buche da minare la sicurezza dei mezzi che lo percorrono. Inizia domenica la rassegna Cinema sotto le stelle, che si terrà in Piazzale della Rosa con proiezioni alle 21:30. Primo film sarà Drive My Car, costo 5 euro. Ed ora passiamo allo sport. Il campionato del Sassuolo inizierà il giorno di Ferragosto alle 20:45 in casa della Juventus. Sono infatti stati resi noti gli anticipi e posticipi delle prime giornate del nuovo campionato. L'esordio al Mapei Stadium per i neroverdi sarà invece sabato 20 agosto alle 20:45 con il neopromosso Lecce. Box Academy Sassuolo lo scorso fine settimana, nell'ambito dello Youth Festival, ha organizzato un pomeriggio di pugilato con 7 incontri che hanno visto la partecipazione di portacolori di diverse società sportive anche da fuori regione. Di seguito il nostro servizio. Enzo, allora, una giornata per portare Box Academy fuori dalla palestra e per far conoscere meglio il vostro sport. Sì, oggi è stata una giornata impegnativa, molto tosta sul piano organizzativo. Come sempre non mancano i problemi di organizzazione per gli intrecci dei vari match. È venuto a mancare qualche nostro atleta a livello sportivo. Quindi c'è un po' di rammarico in questo, però siamo carichi perché è venuta fuori una bellissima riunione pugilistica, quindi tanta roba. Un bel palcoscenico anche per i vostri atleti che si sono potuti confrontare anche con atleti di altre palestre. Sì, assolutamente, c'erano palestre della Romagna, c'erano palestre di Genova e quindi comunque abbiamo avuto modo di confrontarci con delle belle realtà, insomma. E per voi è anche un ritorno, diciamo, qua allo Youth, ma in più in generale agli eventi aperti al pubblico, ce ne saranno altri in futuro? Sì, noi ci vogliamo impegnare un sacco in questo, vogliamo portare il più possibile questo sport in piazza o comunque in manifestazioni stupende come lo Youth Festival, infatti colgo l'occasione per ringraziarli per tale occasione e avanti tutta. Chiudiamo sottolineando anche il lavoro di squadra che c'è dietro, perché abbiamo visto che c'è comunque tanta fatica per organizzare questi eventi. Sì, assolutamente, voglio ringraziare in primis gli sponsor che rendono possibile tali eventi e ovviamente anche tutto lo staff tecnico, ci sono tecnici che preparano preparano i nostri pugili, quindi è un gioco di squadra, può sembrare individuale, ma comunque c'è una squadra dietro che prepara al meglio la Box Academy. Domenica la formazione maschile di B1 dello Sporting Club Sassuolo inizierà il proprio cammino nei playoff promozione. I sassolesi saranno impegnati in casa del Citilecco, che il 10 luglio restituirà la visita sui campi del club di Via Vandelli. Per questa edizione è tutto, arrivederci a lunedì.